Con Mister Malotti, una vittoria e un pareggio per il Prato. Adesso un match fondamentale con il Sant'Arcangelo, uno scontro diretto. Ormai sono tutti scontri diretti. Sì, praticamente per noi sono chiaramente tutti scontri diretti, un'altra partita importante, speriamo ci trovi pronti, i ragazzi sono in crescita, il gruppo sta migliorando, spero che questo basti per fare una buona prestazione. Sant'Arcangelo a 2 punti in più del Prato, in Liga Stralotto, tra l'altro il Rimini è tornato indietro, quindi ha solo 1 punto più della formazione biancazzurra, quindi insomma ci sono qualche speranza per raggiungere anche questa salvezza diretta. Speranze dipendono da noi, quanto saremo in grado di far bene. I Rimini possono levare punti e vogliano, poi dipende solo da noi. Il nostro futuro è nelle nostre mani. L'appuntamento è da non fallire. Chiaramente la squadra deve essere brava a riuscire a dare il meglio in ogni situazione. Spero ai ragazzi, e sono convinto ai ragazzi, questo lo sanno. E poi tanto è inutile parlarne ora, si vedrà sabato sera. Tra l'altro mancherà Cavagna perché ancora ha i problemi dell'infortunio e mentre rientrerà Augunsei, quindi insomma un uomo in più a sua disposizione. Cavagna ormai ha questa problematica al ginocchio, quindi la vedo dura il recupero per quest'anno. Davanti è un'opportunità in più per noi, quindi ben venga. È andata a parlare con i tifosi dopo il match col Tutto Cuoio. Adesso si gioca in casa, saranno a tifare per i colori biancazzurri, insomma, uno stimolo in più anche per la squadra e anche per la società, diciamo così. Mi auguro che lo facciano, ma non penso che lo faranno perché io sono andato a parlare con loro. Se lo fanno è perché devono credere nella fede Prato. E credo e spero che ce l'abbiano dentro, quindi per noi sarebbe una situazione di grande vantaggio, anche perché una squadra è in necessità di questo, quindi spero che domenica vengano allo stadio e tifino Prato, davanti a tutte le tipologie di gara che può venire fuori, anche davanti alle difficoltà, spero che sia l'arma in più per noi e spero che chiunque venga allo stadio domenica capisca che è un momento particolare, un momento comunque difficile e quindi chi vuole bene al Prato deve in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera cercare di aiutarlo. Con Benucci, ultime 3 gare di campionato, adesso sabato alle 17, il Sant'Arcangelo, un match diciamo decisivo per il Prato. Sì, è una sfida salvezza, loro sono un po' più su di noi, però se vinciamo li scavalchiamo, ci metteremo meglio di loro, dobbiamo vincere per forza, sennò Andate a siamo fare giù. play-out naturalmente. E tra l'altro, insomma, siete in serie positive, la vittoria con l'Aquila, il pareggio col Tutto Cuoio, insomma, siete entrate, insomma, in una fase sicuramente migliore rispetto a quella precedente. Cerchiamo di mantenere questa serie positiva, la vittoria con l'Aquila, il pareggio col Tutto Cuoio, anche se si poteva ottenere di più, però ripartiamo da quelle due partite e cercheremo di vincere contro Sant'Arcangelo. Mister ti ha rimesso in una posizione leggermente più avanzata, ormai insomma, tu pensi che sia questo un po' il tuo ruolo? Ma sapere se è il mio ruolo, no, però se il mister mi vede meglio lì, gioco lì. Dove mi vede meglio, gioco. Tra l'altro ritorneranno anche i tifosi, quindi insomma, in casa è un fatto positivo anche perché vi danno una spinta aggiuntiva. Sì, se vengono per dare una spinta aggiuntiva, ben venga. Perché anche comunque contro il Tutto Cuoio sono ritornati, però non è che davano tutta questa spinta positiva.